Cade il Porto d'Ascoli al cospetto del Chieti con un rigore contestatissimo in pieno recupero che viene tirato due volte dopo che la prima battuta operata da Mariani era stata ben respinta da Finori, che nulla può però sul tiro di Akamadou. Il Porto d'Ascoli si presenta alla sfida del Riviera delle Palme finalmente col pubblico contro il Chieti da capolista. I riveraschi possono festeggiare l'approdo in Serie D con i loro simpatizzanti e con i ragazzi del settore giovanile, presente una rappresentanza della tifoseria ospite assiepata in curva sud. L'inizio è di Marca ospite che fa girare il pallone e col Porto d'Ascoli ben arroccato in una prova a metà campo cercando di sfruttare qualche ripartenza. La prima emozione è al 14esimo quando Akamadou a seminare il parico, poi Sensi salva. Pallone a Pietrantonio che sparacchia fuori. Al 17esimo si vede il Porto d'Ascoli con Evangelisti che serve a Napolano, il quale ci prova di destro, ma il pallone è centrale per Fusco, non ci sono problemi. Sul capovolgimento di fronte ecco Puglielli, il cui tiro però non ha fortuna. Si arriva alla mezz'ora quando è Bassini a tirare, ma la sfera passa lontanissima dai pali. Al 32esimo Napolano serve il giovane Evangelisti che però spara sul fondo. Due minuti dopo, grande occasione per passare in vantaggio la parte dei neroverdi. Bassini crossa dalla sinistra, Finori esce dai pali e respinge proprio sui piedi a Akamadou che mira la porta ma colpisce in pieno il palo. Un minuto dopo l'occasione ce la prova il Porto d'Ascoli, angolo calciato da Napolano, palla a Rossi che tira sulla traiettoria, c'è passa l'Asqua che a un metro dalla porta colpisce incredibilmente la traversa col pallone che rimbalza dentro al campo. L'ultima emozione del primo tempo al 40esimo, quando Napolano batte rapidamente una punizione servendo Battista, che entra in area, mira il palo lungo, ma è sfortunato perché il pallone sfila sul fondo. L'inizio della ripresa è frizzante da entrambe le parti e al 7esimo sono i neroverdi a sbloccarla. Pietrantonio crossa dalla sinistra e dalla mischia sbuca Fabrizi, che batte Finori. Il Chieti spinge sull'acceleratore e Verna sfiora il raddoppio con un tiro che passa vicino all'incrocio dei pali. Al 16esimo Ciampelli fa entrare Sciba ed è il cambio che fa mutare l'inerzia del match. Al 22esimo Napolano sfiora il palo, poi è il neoentrato attaccante a impegnare Fusco in due tempi. Al 24esimo arriva il pari. Giocata di Battista sulla sinistra che scodela verso il secondo palo dove Sciba insacca nell'area piccola. Il Porto d'Ascoli ci crede, va vicino al clamoroso sorpasso, corre il 27esimo quando Battista prova il tiro a giro che viene arrivato in corner. Dalla bandierina calcia Napolano che trova la testa di D'Alessandro, il quale colpisce mandando a fil di palo, ma sul fondo. Al 39esimo furiose proteste abruzzesi per un atterramento in aria da parte di D'Alessandro su Dimino, ma per l'arbitro si può proseguire. Nel secondo dei 5 minuti di recupero arriva l'episodio decisivo. Petrini tocca Siracusa che, accentuando il contatto, cade in area. Per il signor Dini non ci sono dubbi, è rigore. Alla battuta va Mariani che si fa respingere il tiro da Finori, ma l'arbitro decide per la ripetizione perché D'Alessandro si era mosso in precedenza. Lo stesso numero 27 si becca anche il rosso per reazione. Sul replay del penalty va Akamadou che non sbaglia. Termina così la serie positiva del Porto d'Ascoli, con più di un rammarico, mentre per il Chieti sono tre punti fondamentali per il suo campionato. Bisogna essere onesti, l'analisi deve essere molto lucida. Abbiamo incontrato una squadra forte che soprattutto nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, ma lo sapevamo, perché è una squadra costruita e attrezzata per fare un campionato di vertice, e noi abbiamo fatto nel primo tempo la partita che dovevamo fare, una partita di sofferenza. Forse un po' troppo bassi, ma nell'arco della partita sapevamo che c'era da soffrire. Poi nella ripresa, una volta preso il gol, abbiamo avuto una reazione non solo nervosa, ma anche tecnica importante. Abbiamo pareggiato, abbiamo avuto secondo me 10 minuti dove la sensazione era quella di poterla vincere. E poi niente, è successo che a volte qualche episodio in questo campionato può girare in una direzione inversa. Oggi è andata così e ci la teniamo questa sconfitta, e chiaramente la Serie D è questa e quindi niente, bisogna dimenticare in fretta, prendere quello che c'è da prendere e guardare già alla settimana prossima. Dalla panchina sono momenti concitati, mancavano credo 2-3 minuti, non so, e per quanto riguarda la ripetizione non posso permettermi di dire assolutamente nulla perché non sono in grado di farlo. Per quanto riguarda l'assegnazione del rigore, onestamente sembrava un rigore che non ci fosse, però ha deciso così e è andata così. Ripeto, ci dobbiamo prendere questa prestazione
farne tesoro e vivere nel miglior dei modi possibili la settimana che ci aspetta. È una serie lunga che ci ha portato in Serie D, partendo noi sappiamo da dove, quindi questo non ci dobbiamo mai dimenticare. E sappiamo dove siamo partiti, sappiamo dove siamo adesso, così come sappiamo che dobbiamo starci in mezzo a questo campionato, e starci in mezzo significa anche ingoiare bocconi amari come è stato oggi. Quindi, indipendentemente dal fatto che, ripeto, sia oggi arrivata una sconfitta, tra perdere ed essere una sconfitta c'è, secondo me, grande differenza, e oggi, per quanto mi riguarda, è solo una sconfitta. Sì, perché secondo me noi eravamo in pieno controllo della partita. Ci sono stati 10 minuti del secondo tempo dove noi eravamo un pochettino scesi e naturalmente il Porto d'Ascoli ha cambiato atteggiamento. Noi non abbiamo letto subito questa situazione. Hanno cambiato sistema di gioco mettendo un attaccante in più, giocando un 4-2-3-1 che non siamo riusciti a decifrare subito. Ci abbiamo messo un po' di tempo, però poi devo dire che la vittoria alla fine, anche se è arrivata in questa maniera, credo che sia meritata, perché il vero che il rigore, non so, forse il secondo era un po' sicuramente molto dubbio, ma ce n'era uno prima molto netto, quindi secondo me alla fine si è un pochettino compensata la cosa. Però rimane una grande prestazione della mia squadra, grande carattere, grande identità secondo me, contro una squadra organizzata che si metteva molto sotto la palla per aspettare, e noi siamo stati pazienti e abbiamo aspettato il momento giusto.